Un'altra presenza importante che era attesa qui al congresso della Federazione Italiana Cuochi, assieme allo chef Gennaro Esposito, era il maestro pasticcere Carmine di Donna, che ha accompagnato lo chef Esposito in questo cookie show dal sapore dolce e autunnale. Carmine, cosa hai fatto per i nostri associati FIC? Allora, ho portato un dolce tipicamente autunnale che racchiude, diciamo, i frutti di questo periodo, tra cui ho fatto un cake alle castagne con una gelea ai cachi, poi un cremoso alla nocciola e in più un sorbetto ai cachi. Quindi questo dolce è dolce, però senza mettere aggiunta di zuccheri alternativi, perché già il cachi già è zuccherino da per sé. Aggiungere altri zuccheri era soltanto maltrattarlo e diventava brutto, molto dolcissimo. Senti, quelle che sono le regole per la cucina valgono forse doppiamente per la pasticceria, rispetto per la stagionalità, rispetto per gli ingredienti, i dosaggi, le grammature e soprattutto la salute che parte dalla tavola, a maggior ragione per i dolci. Questo dolce qua, diciamo, è anche studiato per farlo mangiare ai ciliegi, perché utilizziamo una farina di castagne. Rispettiamo sì la stagionalità nella ristorazione, perché lo chef Gennaro ci tiene tanto a una ricerca delle materie prime di un'ottima qualità. E quindi in questi periodi qua è lui che va alla ricerca, esempio, delle nocciole oppure dei cachi di un altissimo livello, da poi maneggiarle con cura e produrre dei dessert per la ristorazione. È di recentissima presentazione la nuova guida Michelin, proprio dei giorni scorsi al Teatro di Parma. Sappiamo benissimo che una cucina stellata non può prescindere da un'ottima, eccellente pasticceria. Allora, la cucina, io con Gennaro, è lui che mi ha dato questa fiducia di portare avanti la pasticceria. La domanda? Che una cucina stellata sì. Si accompagna sempre ad una pasticceria di eccellenza. È sempre, deve essere la pasticceria sempre dello stesso livello della cucina stellata Michelin. Okay. Diciamo, la pasticceria nella ristorazione conta molto. Con Gennaro al ristorante. Sì. Conta molto perché dobbiamo seguire la filosofia della cucina dello chef. Non dobbiamo arrivare a un dolce diverso da un cammino che ha fatto percorrere lo chef ai commensali, con un dolce totalmente diverso dal suo pensiero. Quindi i miei dolci appoggiano i suoi pensieri e lui mi guida nell'eseguire, mi fa capire cosa lui vuole nel piatto. Allora così. Ed è una degna conclusione. Esatto. Perché pranzo che ha presentare un dolce totalmente diverso da una filosofia che c'ha Gennaro sarebbe guastare un percorso culinario di un commensale o di un giornalista, di chiunque viene a mangiare. Esattamente come scegliere un vino sbagliato distruggerebbe le scelte dello chef e del pasticcere. Esatto.